I flussi di migranti sono ormai inarrestabili anche in Irpinia, una provincia che ha superato la soglia dei 2100 ospiti. Mancano però le strutture per l'accoglienza, sindaci dei comuni già disponibili per la ricezione dei profughi si ribellano e anche i fondi per sostenere l'emergenza sono ormai fermi al palo. Insomma, una situazione che sta precipitando verso la deriva umanitaria, il fallimento di un piano di accoglienza che in Irpinia non è riuscito mai a stringere una rete di solidarietà tra istituzioni, comuni e chiesa. La miccia, accesa da tempo, rischia di far esplodere una pericolosa polveriera nella nostra provincia, tanto che ogni giorno davanti alla prefettura ci sono decine di profughi che chiedono di ricevere il pocket money, tra loro anche chi si lamenta di convivere con disagi e disservizi. Stamane una cinquantina di migranti ha fatto tappa a Palazzo di Governo per invocare il pocket money e soprattutto un trattamento più dignitoso. Questa mancanza di fondi complessivamente sta creando problemi. Adesso lo sappiamo, ma lo sappiamo che ovviamente abbiamo delle difficoltà a livello anche ministeriale, non è una questione. Noi stiamo attenti adesso ai ragazzi, non quello che possiamo cercare di stargli più vicino è questo. E i pocket money per loro sono fondamentali. Questi non ci sono più fondi, dico. No, i fondi stanno arrivando, non è che non stanno arrivando, ma stanno arrivando anche migliaia e migliaia di persone. Altri 100 ne sono arrivati. 100 sono arrivati ieri, 40 ne arriveranno domani, però non è la questione è una questione solo adesso di stare calmi, perché questo è fondamentale. Le dispiace. Mancano le strutture, dottoressa. Le strutture ci sono. Sono sempre le solite. No, stiamo prendendo anche altre strutture. Abbiamo anche delle difficoltà con i sindaci, che ovviamente dovrebbero avere un po' più di attenzione. Ok, questa è una cosa. Forse anche Avellino, risolto il problema del Consiglio Comunale, potrebbe aprire Italia, ma è un po' in tutta Italia. Magari lo facessero. Che lo facessero i comuni. Incomincia, noi abbiamo già fatto una cosa. Io vi dico, scusate.